Hola Luciadores e sciocchi scialacquatori di Scellini che scelgono in scioltezza degli scendiletto sciupati, ben ritrovati dal vostro Silver e dal Silverius. No, non me la sono letta, non me la sono scritta, me la sono imparata a memoria e questo era pure il primo tentativo. Ben ritrovati, siamo qui su Skyrim, siamo all'ambasciata dei Talmor e ci siamo imboscati, ma credo che faremo un gran macello. Abbiamo recuperato tutti i nostri averi, abbiamo ammazzato delle guardie, dobbiamo andare a recuperare cose, ma credo vi sarà poca discrezione in noi perché siamo stati già segnalati per tutto il casino che abbiamo combinato, quindi poco da ridere, raga. Rimpiango molto di non avere Frangialba con me, vediamo se abbiamo solo il pugnale. Ho portato solo il pugnale, non c'è un'arma, una mano un pochino, eh? Una mazza d'acciaio. Vabbè, andiamo di mazzo d'acciaio. Ammazza che mazza! Ben ritrovati! Io! Qual gioia! Te sei utile veramente come un blasfemo bastonarone, bastonatore di scoiattoli. Vai! Vai, vai! Ascolta un secondo, diamoci un taglio, perché allora io posso fare questo e tu no. Allora, però posso anche fargli del male. Diciamo che gli ho causato del nocumento così a gratis. Ok, questa la prendiamo perché pesa poco e vale tanto, come sempre. La 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 la. Ok. Grazie. Chi è che mi sta sparaflesciando cose poco divertenti nei dondolini? Vai, io vediamo, pozioni dovremmo avercele, ok, ciuccia e ciuccia, mica tante di pozioni, giustamente abbiamo quello che abbiamo trovato in giro. Ah, un altro nasce della tempesta. Ah, l'hai evocato tu, figlio di uno stronzo. Ecco. Ok, facevo forse bene a fidarmi di me stesso e a incentivare l'uso del vigore e della vigogna. Qualcuno ha evocato il drago? Sì, ma merda! Ma ti pare? Ma stai scherzando? Ma potete andare tranquillamente a far culo, ragazzi, eh! No, no, via! Ciao! Scherzi! Io mi lascio fuori a morire di drago proprio! Quel denaro mi serve! Me lo sono guadagnato! Ok. Vediamo se riesco a fare lo gnorri. Se non mi seguono vado di lusso. Allora, usiamolo. Sì. E sì. Ok. Non è ancora il momento. Ok. Vediamo se... Che botte... Stanno volando mazzate, eh. Mazzate ignoranti con un sistema di combattimento veramente imbarazzante. Non mi si ripristina la magia, mai proprio. Soccazzi ammazzi. E gioiosi pupazzi. Allora, aspetta, Veleno congelante. Pozione della contrattazione. Polvere luminosa. Squame di pesce macellaio. Io faccio spese intanto. Visto che quelli non mi cacano. Da nessuna parte me ne sono andato. Non mi sfuggirai. Si è fermato, non so se avete notato. Fanculizzati! Ruling deal. Smettila di menarmi il camper Laia.
Vabbè. Bello vederti morire così. C'è altra gente? No. Bene. Allora, prendiamo pozione della salute. Prendiamo tutto il prendibile perché siamo veramente in una valle di lacrime. Io speravo di aver fatto una furbata gestendo in maniera brillante l'inventario, invece l'ho presa nel pupa secchiolo in maniera veramente disdicevole, con poca brillantezza. Allora, là, là, là e là. Quasi quasi io a sto punto mi equipa... Oh, bene. Quasi quasi. Perché ha delle patate cotte in tasca? Ok. Ragazzi, il problema è che io adesso sto cominciando a patire abbastanza la effettiva mancanza. Rendo conto solo adesso che gli abbiamo intascato la testa nel... Che bei momenti, che bei momenti, che bei momenti. Involtino dolce, patata cotta. E le mele no, le lasciamo lì. Perché dobbiamo contare su queste cose qui. Giustamente. Speravo di far meno casino. Sì, lo so che l'indicatore è sotto, però... A sto punto, prima che ci arrivino alle spalle dei signori trogolatori, direi che possiamo giustamente perlustrare le stanzine e vedere se troviamo, ecco, tipo nettere della forza, cotone della tundra, della lavanda, carote, niente, cassaforte, cassaforte, quella! Yes, sir! Vedi che abbiamo fatto bene, vedi che abbiamo fatto benissimo? Quanta bella roba che ci stiamo ciulando. Siamo veramente dei rabbini. Siamo dei rabbini di prima categoria. Mi piace questi che spargono soldi ovunque. Vabbè, anche quando ce li hai, posto dove metterli li trovi sempre. Sento tipo rumori di passi e anche delle petunie fatte a scoiattoli, ma quella è un'altra storia. Ok, vediamo un pochino. No, stavo dicendo, mi consuma meno vigore se io vado di pugnale elfico del fulmine, dato che comunque qualche mago c'è in giro là. Niente, no, la più nera oscurità non mi ricordo, l'avevamo letta, ma io la prendo, che se ne frega, ciuliamo roba, rubiamo come degli scippatori di cose. Ma non c'è nessuno qui. Bene. Oh, il cognato Tutuzzo. Non so cognato di chi, sia chiaro. Però sai, sono sempre dei bei ricordi di famiglia. Come dico sempre, di famiglia altrui. Ma noi non stiamo lì a curarci di questo. Pere non ce ne servono. Cotone della tundra fa sempre piacere. La torta e il diamante. La torta e il diamante sembra molto quel dolce tipico francese, credo che si chiami tipo la torta del re, che quando voi mangiate la fetta, se trovate dentro un oggettino nella fetta della torta, morite soffocati, ma nel contempo avrete anche tanta fortuna. Allora, qui vino, vinello, campanula, armadio, ferro da stiro, oro. Perché tenere dell'oro col del ferro da stiro? Ma scelta di vita. Scelta di vita, c'è della sicumera in tutto ciò, ma noi va bene così. Baccaneve, stiamo depredando tutto il depredabile e anche di più. Senza vergogna alcuna proprio, ok, ok. Vediamo se anche di qui c'è qualcosa. Quando vedo quelle vetrinette lì mi viene l'attimo di goduria pilifera, perché so che tra poco prenderò cosa interessante, perché non penso che quella bacheca sia vuota, no? Vuoi mettermi lì una bacheca interessante e mettermela vuota? Niente. Ok, ok, ok. Bene, fantastico. Sali del vuoto, lavanda. Tanta roba. Ecco qua, una teca di... Ho esaurito i grimaldelli! Merda! Merda, che stupido che sono stato. Non ho pensato di dare i grimaldelli a Tizio. Porca galera. Questo è un problema.
Pensavo che la cosa riguardasse solo le armi. Peccato. Sì, so che ho le chiavi. No, ho le chiavi della stanza degli interrogatori, quindi non di questa. 5 grimaldelli, no, oro. Abbiamo oro da vendere. Eh no, era proprio questa. Figata pilifera. Se non c'è nessuno. Se non c'è nessuno, siamo a cavallo. Uno scudo laminato, ma grazie. Non avrei potuto chiedere di meglio. Scusate, ma per sicurezza. Aio. Benissimo, siamo molto più efficaci così. Una mazza elfica grande. Poi magari un giorno ci chiederanno: ma Silverius, da dove provengono tutte quelle simpatiche cose elfiche che hai sciulato? E che, non lo so, non sono stato io, non le ho avute mai. Yeah, perfetto. L'oggettino che ci interessava l'abbiamo recuperato. Andiamo a vedere se la freccia nera. Ok. Strumento di imbalsamazione, andiamo a sbirciare un attimino, poi saliremo di lì. Vediamo se nelle celle c'è qualcosa di interessante. Non credo. No. Questo sì. Ok, sarebbe stato bene e bello riuscire a uscire da lì, ma siamo sprovvisti. Ok. Ottimo. Very good. Very, very good. Allora. Corazza laminata. Bene. Ok, non ci interessa. Ok, non ci interessa. Quindi facciamo così che facciamo prima. Alla vecchia maniera proprio. Voilà, niente. Niente. Ok. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yeah. Perlomeno ce l'abbiamo fatta fino qui. Poi abbiamo trovato del formaggio di capra, perché con le poche pozioni che abbiamo. Oh, abbiamo davvero il mestolo. Quando aiuteremo Camilla in cucina ci tornerà buono. Niente. Allora, io mi preparo di nuovo con l'Atronach. Non ho messo lo scudo come oggetto preferito del per sempre. Peccato. Ok, indagini sui draghi, lo stato attuale. Prendiamo, chiave della stanza degli interrogatori. Prendiamo, vabbè, ce l'abbiamo già. Dossier sui Talmor Delphin. Ulfric, manto della tempesta. Credo che Delphin sarà contenta di tutto ciò. Ok, rigenerazione. Qua abbiamo... Santuario di Azura è una delle missioni che dobbiamo... portare a termine, nel senso che dobbiamo portare a termine, sì, quanto ottimismo, dobbiamo ancora cominciare, quindi no, benissimo. Non ci sono volumetti di nostro interesse, ma questa è la stanza di prima, sì. Quindi se io apro cortile interno dell'ambasciata, adesso mi si prospetta con somma gioia tutto l'ambaradan dei draghi di prima. Vedo la gente morta, fra l'altro. Grazie. Chi cazzo è sto Gisur che abbiamo dilaniato? Ok. Non so chi sia, ma l'abbiamo aperto come un salvadanaio. Di cattiva maniera, per di più. Allora, io non mi illudo che qualcuno abbia fatto fuori il drago
perché giustamente il drago è attratto da noi, sessualmente parlando. Però qua, esatto, doveva esserci lui. Vedete che ho fatto bene? Vedete che ho fatto ben bene. Allora, la domanda è, io da qui che sono all'aperto, posso viaggionarmela? Stai cercando di dirmi che potrei? Io non vi nascondo che l'idea non mi farebbe schifo affatto, eh. No, ok, dobbiamo proprio uscire dall'ambasciata. E sono un po' in ambascia per questa cosa dell'ambasciata. Oh, guarda che bellina, tutta sola. E non la possiamo raccogliere, povera piccola. Io non so se sia il caso di rivestirmi in maniera sobria. E ciullare dalla baccaneve così a vanvera. Beh, quando ti viene in mente che non hai ripulito proprio tutto, tutto, tutto. Ho lasciato dell'aglio a terra così, in scioltezza. Peccato, e vabbè, ho ciulato anche un bicchiere. Sarà contenta la nostra dolce pulzella. La nostra dolce pulzella sarà lieta di questo. Tra l'altro potrei veramente infilare roba in ogni dove. Io però adesso non ho ben chiaro il... Donde esco da questo luogo? Perché non posso passare di nuovo dalla cucina. Giovani! Bello, eh? Tutto ciò è molto bello. Vestiti Talmor sbrilluccicano. Vabbè, roba. Porca miseria. Sono abbastanza in trappola. Serve la chiave e io non ce l'ho. Posso uscire da qualsivoglia altra parte? No? Bene. Di lì è dove siamo appena rientrati. Vediamo se dal piano di sopra posso concludere qualcosa, ma non ho ricordi in merito. Ok, vediamo se ho fatto giusto, eh. No. Sa che siamo tornati nel cortile. Ma merdacchio però. Dimmi che posso gabbare l'universo. Non ci credo, non posso saltare i muri. Dai! Ma guarda te che stronzo. Ma a questo punto dovevate mettere delle ringhiere e non cacavate la minchia. Non potete farmi salire sul muro e poi non lasciarmi scendere. Dai, questa è cattiveria, io voglio passare di qui. Dai, mi piace. Bastardi. Ma questa è malvagitudine. Ma se non ho la chiave, come cacchio ci esco da qui, giovane? Apprezzo la tua brillante scioglievolezza, ma... Santa pizzillacchera. Bene. Non credo sia il caso di avvisare nessuno, no? Il fatto di non aver portato dei grimaldelli mi sta facendo sentire un idiota di dimensioni colossevoli. Porca miseria. Porca bestia, non è affatto facile la cosa. Cioè, i ladri normali possono uscire da qua. Io no. Vediamo un po'. Te arrangiati, fai quello che vuoi. Intanto comincia ad ammazzare gente. Io sono stato rilevato, ma non so da chi. Dovrò cercare una chiave qua dentro, non lo so. Vediamo, vediamo, magari mi sono perso semplicemente qualcosa io, eh. Mi sono perso semplicemente qualcosa io.
Quanto mi girano le balle per quella bacheca, ragazzi, non avete un'idea. Mannaggia. Allora, qui no. Quelli battuti li abbiamo... no. Loro li abbiamo perquisiti, se vi fosse una chiave l'avremmo trovata. Qui è dove siamo risaliti e qua chiave non ne abbiamo lasciate. Nel banchetto sotto non ce n'erano. Sono triste. Sono triste perché ora non so come cavolo fare a uscire. È un bel problema. Sembra una stupidata da niente, ma... Chi cazzo è? Te l'ho detto, non so altro. Perché non l'avevamo visto? Cosa? Chi? Ma allora, cosa vuoi? Sì, certo. D'accordo. Vieni, da questa parte. Ho visto che le guardie lo usano per disfarsi dei cadaveri. Ok! Lo devo portare da qualche parte. Buono, questo ha senso. Spero davvero. Sì. Se può essere utile contro di loro, sono felice di aiutarti. Bene, grazie. Stanno cercando un vecchio di nome Esbern. Ha qualcosa a che fare con i draghi. Ho origliato una conversazione. Perfetto. Pensavano che me ne fossi andato. È peggio di Beautiful la sta cosa. Che ho visto a Riften potrebbe essere colui che cercano. Non è molto. Non so neanche dove viva o come si chiami. Ma sembravano piuttosto esaltati. Questo è tutto. Ora andiamocene da qui. Perfetto. Come dici tu, ma ora andiamo. Aspetta un secondo. Vediamo un pochino se... Io ci provo, eh. Ci provo. Perché ti comporti così? E abbiamo catturato il tuo complice. Arrenditi subito o morirete entrambi. Ma con chi ce l'ha? Silenzio, traditore. Cosa le intendi? Vai, vai, tranquillo. Qualcuno là sopra ci sta. Ehi. Ehi. No, hanno ammazzato il nostro socio. Troiazzi. Ma che muori, muori te. Nuota! Ammazza quanto siamo tostarelli. Allora, la chiave della botola, ecco, abbiamo fatto bene. Perfetto. Vediamo se lui aveva qualcosa di interessante. Un grimaldello. Allora, una sola possibilità. Vabbè, una sola possibilità. Devo riuscirci. Devo assolutamente riuscirci. Allora, era di là, di là, di là, di là, di là. No, qui c'era la stanzina, quella del rifugio un po' spartano. Ok, tu vai di lì, qua. Qua, 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 perfetto. No. No! Merdacchio! Vabbè, andata, finita la festa. Purtroppo non avendo i guanti dello scasso e non avendo tutta la scorta di Grimaldelli, ho fatto la figura del figufo. Me ne dispiaccio molto di questa cosa. Magari sarebbero stati tesori pressoché disutili, ma tant'è. Ok. Io, ragazzo, ti avevo dato un'armatura, non è che ti ho borseggiato. Testugine marittima per di più. Yeah!
perché. Sento un vociare tutt'altro che rassicurante. Ma sei scemo? Guarda a te cosa tocca fare per uno sconosciuto che tenta di farsi ammassare dai troll. Allora, qui c'è roba che possiamo andare a scatafottere da qualche parte. No, solo un luogo dove rintanarsi e vedere a fatica, perché il riverbero sulla neve è veramente fastidiosissimo. Veramente fastidiosissimo. Vabbè, tanto il piccone non ce l'abbiamo comunque. Ah, beh, l'uscita è già qua, perfetto. Quindi abbiamo fatto in modo che Tien sopravvivesse. Quindi questo non so se possa avere un... Mi hai aiutato, quindi... Grazie. Prego. Sì, ma il mio equipaggiamento dove minchia dovrebbe essere? Mi hai aiutato, quindi... Grazie. Sì, ti ho anche regalato una corazza elfica, eh. Fai te, fai come vuoi. Allora, dobbiamo andare di là. Mappa, possiamo approfittarne in qualche modo. E Riverwood. Sì, penso che il mio equipaggiamento comunque sia tutto nel baule della stanza. Allora, speriamo appunto che Delphine gradisca il fatto che abbiamo recuperato dei documenti. Mi dispiace che Tizio sia morto. Però non potevamo fare altrimenti, non saremmo mai arrivati a tempo. Non credo che ci sia una valida alternativa che ci proponeva e ci permetteva di fare qualcosa di meglio, quindi ci allegra, stiamo sereni, quel tanto che basta. Salve signora, dobbiamo sempre andare nella taverna. Voilà. Papà dice che sono troppo amichevole con gli sconosciuti. Sì, benissimo. Non so in che senso tu sia amichevole con gli sconosciuti, ma figlia mia, datti un attimino di contegno, che non è mai una cosa troppo buona. Allora, addirittura due obiettivi sotto. Ok, recupera tutti i tuoi averi. Guarda te quanta roba che abbiamo lasciato. Prendi tutto che fai prima. Ecco, adesso stai trasportando troppo peso, giustamente. Di quanto? Di 30. Allora, aspetta, facciamo almeno così. Sei ancora in vita. Il sì. Tuo equipaggiamento è al sicuro nella mia stanza. Come già posso. Fatto, già fatto, già hai preso. Hai appreso qualcosa di utile? Sì. Davvero? Sì. Difficile a credersi. Ne hai la certezza? Sì. Esbern? È vivo? Pensavo che i Talmor l'avessero ucciso anni fa. Sì, potevo trattarti malissimo, ma non l'ho fatto, ricordati. Sulle sue tracce, se vogliono scoprire cosa sta succedendo ai Talmor. Non lo so, non lo so. Intendi a parte uccidere ogni Blade che riescano a trovare? Sì. Esbern era uno degli archivisti delle Blade. Da molto prima che i Talmor ci distruggessero durante la Grande Guerra. Sì. Conosceva tutto l'antico sapere dei draghi delle Blade. Era ossessionato. Allora nessuno era troppo interessato alla materia. Alla fine forse non era così pazzo come credevamo tutti. Beh, voi trattate tutti benissimo, eh? Riften, eh? Sì. Probabilmente nel Rathaway, dunque. Sì. Andrò lì. Farai meglio ad andare a Riften. Parla con Brynjolf. Ha parecchi contatti. Ah, Brynjolf, dobbiamo ascoltare anche il suo piano, quindi... E quando trovi Esbern, se pensi che sia difficile guadagnare la mia fiducia, con lui potresti ricrederti. Chiedigli solo dov'era il 30 della gelata. Lui capirà. Va bene. Allora. Immunità diplomatica. Ok, perfetto. Abbiamo ottenuto il trofeo immunità diplomatica. Allora, mi devo liberare di qualcosa, però prima potrei mettere le cose che mi permettono di... Allora, lo so, detto così, non si capisce una mazza, ma va bene. Allora, elmo... Elfico leggero, l'elmo elfichissimo non ce l'abbiamo perché abbiamo... Ah, è vero, abbiamo ottenuto il resto. Porca galera. Vabbè.
Va bene, basterà lasciare un pugnale elfico, una mazza elfica e una mazza di acciaio. Bene, guarda, ti ho lasciato della roba. Hai bisogno di qualcosa? No. Ciao. Sono polemico, c'è scazzo nel gruppo. Guarda te. Allora, direi che sta andando benino. Sta andando benino. Stiamo massacrando gente, stiamo visitando posti, facendo danni. È una cosa veramente, veramente che dà sollievo e riempie tanto di gioia questo casino che abbiamo fatto l'ambasciata. Quindi i Talmor non sanno una mazza dei draghi, e questo appunto conferma quello che vi dicevo un paio di episodi fa, ossia che i draghi sanno dei draghi, perché c'è quello che tira le fila, è un drago. E, insomma, sta tornando l'era dei draghi, quindi è giusto che ci sia un sangue di drago che deve andare a caccare la minchia. Oh, che bella pioggerellina lieve. Signorina, lei non ci provi ad andarsene. Sei una persona in grado di portare a termine quello che conta. Sì. Spade. Ho bisogno di venderti praticamente l'universo. Sì, bene, brava. Yeah, ok. Allora, arco di vetro del ghiaccio ce lo possiamo gioiosamente tenere perché non è male. Anche se non è la nostra priorità. Allora, vendi questo e vi dirò di più, vendo anche questo che l'ho realizzato io. Allora, poi bracciali a scaglie che non ci interessano, una corazza elfica che ripara più di quella leggera, quindi direi di sì. Cotenna della panticella muschiata, armatura 98. Ah, ma giustamente, certo, che sciocco. Le cose stanno guadagnando punti perché noi abbiamo il bonus. Ok, sì, va bene, dai, ti vendo tutto lo stesso, non è un problema. Non lo faccio per i soldi, mi devo liberare un po' del peso, anche perché ho roba da vendere praticamente a chiunque. Anche oratoria dovrei averla portata a 50, ci manca ancora qualcosina per arrivare a sbloccare il fatto di avere più soldi di loro, poter investire nelle attività, insomma, poi avremo modo di guadagnare ancora più soldi, poi arriveremo al momento che non ce ne serviranno proprio assolutamente più. Allora, io potrei vendere questo, questi, lo scudo, ma questi, ma in realtà sì, posso girare nudo tranquillamente. Guarda te adesso, 178 grimaldelli, mannaggia la pupazza. Va bene, è un piacere fare affari con te. Immagino. Bellissimo andare in giro nudi sotto la pioggia. Ah, ma non siamo nudi. Siamo solo a piedi nudi. Ok, va bene. Donna, ho lasciato le scarpe fuori per non insozzarti il pavimento. Amami qui, seduto a stante. Vabbè, ci ho provato. Ci accoglie di spalle. È imbronciata. Allora, ingredienti, qualcosina abbiamo, perché abbiamo raccolto roba. Sì, lascia tutto, poi... provvederò io a fare pozioni a tutto andare. Niente di questi, niente. Voilà, perfetto. Ok, donna. Salute mio, abbiamo guadagnato un po' di denaro. Yeah! Questa è la tua parte, tesoro. 300, fantastico. Cucineresti? Grazie. Domani ti... un po' di tutto. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa possiamo vendere a lei. Una coppa, ti vendiamo una coppa del valore di 2. Lingotto, smeraldo, no, i teschi ci servono. Ah, in effetti possiamo leggere questi poi. Sì. Ok, attenuazione mi sembra che ce l'abbiamo già, però poi controlleremo. Ammazza. No, questi non ci servono. Bah, 10% non ci serve, tutta roba che alla fine... ma anche questo. Ok, rigenerazione, fortifica, cura, invisibilità durevole, ristoro, salute,
Magica extra, veleno congelante. No, alla fine sono. Non sono malvagi, però. Ok. Perfetto. Ok, benissimo. Addio. Vai tranquilla. Vai splendore, ciao. Allora, piazziamo come sempre i nostri teschietti sul pavimento. Molti di voi che non seguono i video del Silver dal principio si staranno chiedendo: ma perché lo fai, disperato ragazzo mio? Così, fanno arredamento, fanno compagnia, sono cimeli di battaglia, voilà. E sono un po' maniaco di queste cose qui. Allora, lasciamo praticamente, possiamo lasciare questi, perché oramai abbiamo completato uno. Ecco, queste sono cose che detesto. Allora, l'amuleto di Talos è un oggetto missione. Ne abbiamo casualmente ottenuti due e non possiamo lasciarlo perdendo un chilo. Ecco, mi arrabbio. Allora, lasciamo questo, anche se ci tenevo. Lasciamo questi. Questi e poi un po' di roba ce la venderemo con sobrietà. Allora, dobbiamo recuperare i nostri averi. Allora, la corazza dell'elfo sbronzo, grazie. L'ala dell'uccello di Gorna, l'elmo il fichissimo, lo scudo bananico, la frangialba. No, sì. No, non erano queste. Sì, vabbè, non si può mai sapere. I guanti dello scasso, sì. Queste sì, queste sì, queste sì. Questi sì, questo no. Queste sì, questo sì. Questo sì, questo no. No, 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 no. Già mai. Quasi ci siamo. Ok, niente, niente. Siamo a posto? Ce l'abbiamo fatta, sì. Con... Ammazza, stiamo trasportando troppo peso. Cosa abbiamo di così pesante addosso? Ah, due archi innanzitutto. È meglio questo, mi stai dicendo? Eh sì. Vabbè. Allora. Ah beh, perché abbiamo portato anche... Abbiamo l'ala dell'uccello. 29,47, 25,43. Teoria il martello di Thor sarebbe meglio, e 10 di elettricità, giusto? E 10 di elettricità. Bene, dai, allora andiamo solo di martello di Thor, perfetto. E vestiario, perché abbiamo così tanto peso addosso? Abbiamo le vesti dei Talmor che sono parecchia roba, perché 15 di peso solo quello. Ah, ok, fantastico. Abbiamo un po' di pozioni e nelle varie abbiamo roba pesante. Un lingotto e un teschio ancora. Perfetto. Ok. Voilà. Varie. Là. Perfetto. Adesso andiamo di sopra a abbandonare tutti i nostri gioiosissimi tesori. E dobbiamo decidere un po' cosa fare della nostra vita da qui in poi. Innanzitutto dovremmo cominciare a vestirci. Che sarebbe anche duopo. Ecco. Mettiamo questo. Anello, possiamo mettere quello di ricarica che ci torna davvero davvero utile, il nostro elmo è fichissimo, i guanti dello scasso e non abbiamo preso le scarpe, fantastico, devo tornare di sotto, che palle, o li avevo, no, non le avevo addosso perché comunque te le segna se ce le hai addosso, mannaggia, quando hai delle belle idee metti il Wabbajack sul comodino, poi non riuscirai mai più a aprire il comodino. Allora, lasciamo anche questa ametista. Poi un giorno tratteremo anche tutte le gemme. Sarà una festa. Granato e smeraldo, perfetto. Lingotto d'ebano lo piazziamo qua. Stivali a scaglie, però non sono gli stivali quelli che ci interessano. Ecco, vedete, qua abbiamo l'artiglio di corallo. Non quello che ci poteva interessare, che cercavamo l'altra volta, che era quello di roba. Avevamo un fantastico... artiglio fatto di roba che ci interessava, ma non è quello che abbiamo ora. Chiavi non hanno peso, quindi poco importa. Quante cazzo di chiavi abbiamo? Siamo vergognosi. Voi particolarmente. Torniamo di sotto a recuperare i maledettissimi stivali. Ormai sono... Sì, mio amore?
Di cosa hai bisogno? Non si mangia, letto. Lasci le briciole nella paglia. Testa di minchia. Allora. Stivali da festa. Stivali Talmor. Non sono più... No, scusa un secondo. Vuoi farmi credere che li ho lasciati di qui? O vuoi farmi credere che ho... Ho perso gli stivali? Gesù dei poni! Ho perso, ho venduto gli stivali. Sì. Santo demonio. Ah no, ok, erano questi. Perfetto, ok, yeah. Va tutto molto meglio. Adesso li indossiamo e ci spostiamo a 3.45. Mamma mia, questa cosa qui che mi ha fatto liberare un po' di inventario veramente mi ha rincoglionito come poche altre volte in vita mia. Non è una missione in quel senso simpaticissima. Niente, sei brutta. Sei brutta, zio Pigna. Allora, dobbiamo andare nel Riften, quindi adotteremo un pargolo. Lo faremo praticamente subito e poi chiuderemo l'episodio. Così scopriremo anche quale sia il beneficio dell'adottare pargoli. Logicamente ci perderemo dei soldi, credo. Vai. Vendiamogli anche la roba in eccesso. No, non era qua. Moscette possino. Allora, vendi. Posso vendere anche questo. Posso venderti anche questo, posso venderti anche questo e soprattutto questo. Niente, non c'hai soldi abbastanza, sei un barbone, renditi conto. Allora, non hai un evoca famiglia, fiamme, niente. Oi! Mio. Attenzione, ogni tanto il ragazzo qualcosa di interessante ce l'ha. Meno male. Bello. Devo dire che esteticamente mi garba abbastanza, Mi garba abbastanza. Vabbè, dai, ti vendo anche questo, giusto per portarmi in giro meno peso. Torna. Sì, contaci ragazzo, contaci. Allora, i Nightingale saranno una cosa molto interessante che andremo a fare poi a suo tempo. Allora, direi di leggere subito questo, se ce lo possiamo per me, no, ce l'avevamo già, ricordavo. Allora, non credo, no, non abbiamo sbloccato niente. Va bene, fa niente. Allora, adesso andiamo nel Riften, ci spostiamo lì, andremo ad adottare dei pargoli, come giusto che sia. Ammazza, tutti qua stanno, tutti qua. Allora, questo è quello che abbiamo personalizzato, quindi non ci serve più una mazza. Mi piacerebbe veramente togliere questo indicatore a vanvera. Ah, non vedo l'ora. Guardate che meraviglia. Li adoro. Abbiamo già materiali per fare qualcosa di interessante, ma non abbiamo ancora i poteri per fare qualcosa di interessante. Io giustamente ho tralasciato molto il discorso della forgiatura, non è stata un'idea brillantissima. Oh, farfallina, salto a prendere la farfallina. Farfallina. Sembra un deficiente, lo so. Vabbè. Dai che ce la facciamo. Bionda, gnoccola, dove sei? Vorrei adottare dei pargoli. Questa guerra ha prodotto cosa? Oh sì, sì, certo. Che magnifica sorpresa. Per prima cosa dovrò farti alcune domande. Vai. Nome? Silverius. Bello avere delle alternative. Lasciamici pensare un secondo. Silverius. Cosa fai per vivere? Cosa? Sì, certo, come sei tu. Un momento. Per Shor, non stai scherzando? No! Allora, va bene. Vuoi che ti faccio vedere? Dove vivrà tuo figlio? Molto bene. Perfetto. Non mi serve altro. Congratulazioni. Sono certa che sarai un genitore straordinario. Ehi, Wiwa! Va dai bambini e decidi quale vuoi adottare. Una volta presa la tua decisione, farò in modo che le loro cose siano portate a casa. Ok, però... dimmi una cosa, no? Aspetta un secondo. Ciccia, qual è quello più croccante con le patate? Vuoi davvero adottare uno di noi? Sì.
Scegli me, scegli me. Runa scudo gentile, François Beaufort. Roar. E Samuel. Sei qui per adottare qualcuno. Tu che ti chiami come un rutto, roar, sappi che sceglierò lui, scegli. François Beaufort. Ah no, aspetta. I miei genitori mi hanno portato qui un anno fa. Dicevano che sarebbero tornati presto, ma non si sono ancora visti. Io credo che non ci siano problemi se mi adotti. Almeno finché non tornano i miei genitori. Mm-hmm. Mi fido poco di lui. Posso adottare questa? Serve qualcosa? No. Le cose è da parecchio che qui sono l'unica bambina. I maschi mi prendono di mira e mi obbligano a fare i lavori di casa. Vuoi adottare uno di noi, giusto? Sì. Sono forte, veloce, sveglia, so fare tutto meglio degli altri. Perché non scegli me? Ti prego. Va bene, ha giudicato. Sul serio? Sì. Ma dici davvero? Sì. Sì, grazie signore. Papà, Yuhu! Sono la figlia più brava di tutte, te lo prometto. Bene. Congratulazioni. Evviva. Se mai volessi adottare un altro bambino, la nostra porta è sempre aperta. Va bene. E resta se magnava gnota. Congratulazioni. Va bene. Se mai volessi adottare un altro bambino, la nostra porta è sempre aperta. Mi fido poco di voi. Va bene. Abbiamo sbloccato il trofeo. Serve comunque a sbloccare il trofeo Orgoglio di genitore. Quindi la cosa ha comunque un senso. Va bene, Lucia Dores. Il nostro Silverius è diventato anche babbo nel frattempo. Ha proliferato in maniera, diciamo, poco costruttiva, perché in realtà non si è divertito granché. Però vabbè, che volete che vi dica? Ha messo su famiglia nel modo più, diciamo, di buon cuore. Va bene così. Il nostro Silver è un assassino, uno scellerato, uno psicopatico, un sangue di drago, un tirarutti a garontoli. Però ha un cuore d'oro. Che volete che vi dica? Lucia Dores, noi ci vediamo nel prossimo dannatissimo episodio di Skyrim e scopriremo poi cosa andremo a fare. Io intanto devo prendere decisioni al riguardo. Ciao ciao!